Kant, Locke, Rousseau, ma su Hobbes la discussione è sempre molto viva, molto accesa e forse è quello attorno al quale appunto vi è stata la discussione più ricca proprio di filosofia politica in senso specifico e preciso. Ecco, e questo perché? Beh, io credo che la ragione forse potremmo individuarla nel fatto che Thomas Hobbes resta. È forse è il pensatore tra i moderni, è il pensatore che ha contribuito più degli altri, diciamo, a scrivere la grammatica politica nella quale noi ragioniamo e pensiamo. Ha dato, diciamo così, degli schemi concettuali, degli orizzonti di pensiero, dei quadri concettuali che sono rimasti fondamentali per tutti coloro che pensano nel campo della filosofia politica anche nel Novecento, e infatti poi questo si rispecchia anche nel fatto che di Hobbes sono state date, diciamo, le interpretazioni più diverse perché appunto è un pensatore estremamente complesso, non c'è dubbio, estremamente poliedrico, forse anche ricco di contraddizioni. Io penso che probabilmente lo sia anche ricco di contraddizioni. Ma proprio per questo è stato possibile interpretare Hobbes anche da prospettive completamente differenti. Insomma, c'è lo Hobbes decisionista di Carl Schmitt, c'è stato nel Novecento, ma poi c'è lo Hobbes agli antipodi, c'è stato lo Hobbes moralista, moralizzato di Warren, di quella linea di lettura lì. Poi c'è stato lo Hobbes della razionalità strategica, della teoria dei giochi, insomma, le più diverse prospettive di pensiero politico e sociale del Novecento hanno trovato comunque la interlocuzione con Thomas Hobbes, facendogli dire anche cose estremamente diverse gli uni dagli altri. E questo dimostra, credo, appunto, la ricchezza e il fatto che sia un passaggio ineludibile per tutti gli studiosi di filosofia politica, al quale finiscono sempre per arrivare. Quindi, insomma, sono molto felice, ecco, di ospitare questa iniziativa e di avere contribuito a coorganizzare questa iniziativa nel Dipartimento di Filosofia dell'Università La Sapienza. E ringrazio gli amici per essere qui e adesso lascerei la parola a Didier Miner che ci illustrerà le ragioni dell'iniziativa e dell'associazione. Thank you. So I'm very happy to welcome you on behalf of our association, the Hobbes Scholar International Association, for this third colloquium dedicated to the thought of Hobbes. Political thought of Hobbes is gathering us today. And of course, I wish to thank very warmly the philosophy department of La Sapienza University and Professor Petrucciani for hosting us during these 2 days and to have given us the opportunity to come, of course, to this magnificent city of Rome. You will find in the blue folder you have been given a membership form of our association. The subscription, if you are interested, of course, will provide you with some advantages, 20% discount for the volumes of the edition Hobbes published by Vrin, discount for participating to the next colloquium on Hobbes, which is to be held at the University of Barcelona in June, normally June 2020. And I think that's the advantages you will benefit. Last word to say that after the plenary conference of Professor Zarca, we will divide, as you have probably seen on the program, we will divide in 2 groups and in 2 rooms, 12 and 10. Well, I've no doubt these 2 days will be, as always, intellectually stimulating and surely will open new perspective on Hobbes.
But there will also be a moment of friendship, at least we hope so, which is the best way, I think, to have intellectual exchanges. So for starting our works, I will now give the floor to Professor Zarka for a conference entitled La... Grazie, vorrei prima di tutto ringraziare il professor Stefano Petrucciani per l'accoglienza qua alla Sapienza di questo posto magnifico della Villa Mirafiori e questo è una cosa importante. Il microfono. Parlerò in italiano. Mi sento qua a Roma obbligo di parlare in italiano, però non è semplicemente un'obbligazione, è anche un piacere per me. Non so per voi. Bene. Ho cambiato il titolo della mia conferenza. Perché? Perché come una conferenza inaugurale è meglio di fare, io vorrei riprendere una parola di Stefano Petrucciani, di definire la grammatica politica di Hobbes. In cui c'è una dimensione teologico-politica. E dunque parlerò di questa dimensione, però nella una prospettiva più ampia, una prospettiva che deve definire la posizione di Hobbes nel pensiero politico della modernità, però fino a oggi. Il titolo definitivo della mia conferenza è la grande frattura della politica moderna, la grande frattura della politica moderna, e vorrei sottolineare il fatto che la politica moderna è fratturata in due dimensioni, principalmente in due, non solamente due dimensioni, però principalmente in due dimensioni. E queste due dimensioni sono la prospettiva della sovranità da Baudin e Hobbes e dopo, Rousseau, Tocqueville e altri, e l'altra è il grande corrente della ragione di Stato, che è una dimensione veramente larga, veramente molto importante e che si continua fino a oggi. Per esempio, la dimensione manageriale del politico e la continuazione della prospettiva della ragione di Stato. La parola ragione di Stato ha cambiato di senso, però la dimensione razionale, la dimensione di gestire il potere, e continuazione oggi per rapporto a questo. Dunque, quando io devo parlare della ragione di Stato, non è semplicemente una parola, è un corrente molto importante. E vorrei mostrare come c'è due principali correnti del pensiero politico della prima modernità, quello della sovranità è quello della ragione di Stato, che è veramente diverso. Però, allora dunque, il titolo definitivo della mia conferenza è La grande frattura della politica moderna, Hobbes e la ragione di Stato. È possibile di riconoscere molti legami particolari tra il pensiero politico di Hobbes e quello dei teorici della ragione di Stato. Per esempio, il problema della riproduzione dell'obbedienza.
o ancora della sottomissione. Il problema anche del governo. Però Hobbes non è assolutamente un teorico della ragione di Stato. No. Qui è necessario di fare, di evitare un controsenso che risulta di un amalgama. Il concetto di Hobbes, il concetto della ragione di Hobbes, che è lo stesso nel sovrano e per il sovrano e per le sudditi o cittadini, è veramente lontano dalla nozione della nozione di ragione nell'espressione ragione di Stato alla fine del Seicento, perché nel corrente della ragione di Stato la ragione politica è veramente diversa della ragione dei sudditi. Veramente diversa e a questa ragione di Stato è accessibile unicamente a quello che hanno il potere. La ragione politica non è una ragione comune, non è la ragione di tutti, è una ragione specifica, una ragione politica che appartiene a quello qui ha il potere, che si mantiene a un livello che può capire la necessità dello Stato che il cittadino non può capire. Questo è il corte. La posizione di Hobbes è radicalmente diversa. Per Hobbes la ragione del sovrano è la stessa che la ragione dei sudditi. Dobbiamo andare più lontano. Il pensiero politico moderno è marcato per una frattura fondamentale. Questa frattura oppone le teorici della sovranità da Baudin e dopo, da un lato, e le concessioni della ragione di Stato da Votero e dopo. Le due correnti nasce praticamente allo stesso momento, alla fine del Cinquecento. Dal lato dei pensieri della sovranità, l'oggetto principale è di pensare l'autonomia del politico per rapporto alle altre ordini della società, la religione, l'economia, le istanze giuridici e la polizia, l'ordine pubblico, una egemonia del politico su tutte le altre dimensioni della politica, della società e in particolare della religione. Qua, in questo corrente della sovranità, la questione principale concerne la formazione e l'esercizio di una volontà politica, e il suo rapporto, il rapporto di questa volontà politica con i cittadini. Dal lato dei pensieri della ragione di Stato, la questione non è più quella dell'autonomia del politico, assolutamente no, non è la questione dell'autonomia del politico. Però due cose: primo, il rapporto tra politico e religione, primo punto,
perché la religione in questo corrente è considerata come il strumento fondamentale della dominazione politica e fornisce la giustificazione etico-religiosa del buon governo, e dall'altra parte, sempre per il corrente della ragione di Stato, la problematica politica è centrata sulla questione della conservazione dello Stato e non sulla l'acquisizione dello Stato, non è più la problematica di Machiavelli, corrente di la ragione di Stato non è più machiavelliano, si pone la questione della conservazione e non dell'acquisizione o della crescita del potere. E questa è l'altra dimensione della ragione di Stato, le regole della pratica governamentale. La ragione di Stato è portata a costruire un nuovo oggetto di investigazione. Questo oggetto si situa alla relazione della società, dell'economia, della politica e implica un impegno allo stesso momento del governo degli uomini e della produzione dei beni e la riproduzione dell'ordine sociale. In questo corrente lo Stato è considerato come la materia dell'azione del principe, e vuol dire che questo corrente mette al primo posto la questione per esempio della popolazione, di risorse naturali, dell'industria, dell'organizzazione interna e esterna degli scambi, però anche una dinamica dei condotti di diverse classi della popolazione definite nei suoi rapporti al lavoro e alla finalità dello Stato. Tutti questi, la dimensione teologica, la relazione tra politica e religione, e sottomissione della politica alla religione, la dimensione di giustificazione, e l'altro lato, la razionalizzazione dello Stato, la razionalizzazione dello Stato, del potere dello Stato, l'analisi della popolazione, l'analisi dell'industria, l'analisi dei comportamenti della gente. E dunque, in questa prospettiva, lo Stato è considerato come un Stato di potenza e non come un Stato di diritto. No, è stato di diritto. La dimensione di diritto non è principale. La dimensione principale è, per il corrente della ragione di Stato, il potere. È definito il suo Stato per il potere. E dunque, in questo corrente, non possiamo trovare nel corrente della ragione di Stato l'idea di una moltitudine di individui come in Hobbes, dotata di una unità giuridica e di una volontà politica. Però, questo è. La ragione di Stato, lo Stato è un essere che ha una struttura economica, sociale, politica, militare. L'arte di governo deve si produrre sopra questa materia per parvenire alle sue finalità. Che sono il mantenuto della potenza dello Stato, la pace civile e la sicurezza. Vorrei oggi analizzare i termini di questa frattura
la grammatica del pensiero moderno, che è fratturata. Del pensiero politico moderno e anche la sua giustificazione per il mezzo dell'esame, in particolare del rapporto di Hobbes e di questo altro corrente della ragione di Stato. Questa frattura, io nome questa frattura grande, perché è una frattura che si mantiene dopo 500, 600, anche 700 e fino a oggi. Incluso le nostre democrazie, se possiamo chiamare queste democrazie. Primo punto, vorrei esaminare gli elementi centrali di questo corrente della ragione di Stato. Che è la ragione di Stato? Possiamo definire la ragione di Stato per cinque ordini di considerazione. Primo, il più immediatamente riconoscibile è dato per l'idea all'inizio di questo corrente della deroga al diritto comune in funzione di una necessità politica maggiore. Vuol dire, nella prospettiva della preservazione del bene comune o dell'interesse pubblico. Il riferimento a una necessità straordinaria implica sufficientemente che la ragione di Stato non si può confondere semplicemente con la politica, né definire lo spazio d'esercizio intero dell'atto di governo. La ragione di Stato interviene quando c'è un'emergenza che in la quale il colui ha il potere deve agire fuori dei diritti comuni, del diritto comune. In questo punto il senso della ragione di Stato riprende il famoso precetto necessitas non habet legem. Necessitas non habet legem. Però questa necessità non può, non è sufficiente per definire la deroga della ragione di Stato allo diritto comune, se questa necessità non implica la dimensione del bene pubblico e dell'interesse dello Stato. Non possono dire questo è un momento di emergenza, dobbiamo uscire dal diritto comune. La possibilità di giustificare l'uscita del diritto comune è il fatto che il bene pubblico, l'interesse di Stato è in gioco. La ragione di Stato è qua concepita come fa riferimento a una legge superiore a quello del governo ordinario dello Stato. Ha per oggetto la conservazione o il mantenuto dello Stato. La necessità che giustifica la ragione di Stato è una necessità di cessione che suscita un esercizio straordinario dell'atto del governo. La difficoltà in questo punto è di riconoscere l'interesse dello Stato. Chi è abilitato ha determinato questo interesse? La ragione di Stato
E per questo la ragione di Stato è marcata per un'equivoca. Possiamo chiedere sempre in questo momento di sapere la parola interesse dello Stato è veramente interesse dello Stato o interesse del principio. Questo è il primo punto, e definisce soprattutto la dimensione del corrente della ragione di Stato della fine del Cinquecento e della prima parte, della prima metà del Seicento. Secondo punto per definire questo, seconda considerazione. Questa considerazione concerne la razionalità. La razionalità della ragione di Stato è in effetto concepita come superiore a quella delle sudditi. È superiore al governo ordinario dello Stato. La ragione di Stato è una ragione politica che è inaccessibile, possiamo dire, inaccessibile alla ragione comune. La ragione di Stato impone una scissione nel concetto politico di ragione. Questa ragione va al di là della ragione comune, al punto di divenire inaccessibile al comune. Parlare della ragione di Stato è dunque supponere che esiste una dimensione della realtà e dell'azione politica che non è accessibile alla comprensione ordinaria delle sudditi e che non può essere riconosciuta unicamente dal punto di vista di quello qui governo. Però possiamo anche fare la domanda: che è questa ragione che invochiamo per dichiarare immediatamente che non è accessibile alla comprensione ordinaria? Che è questa ragione? Non c'è il rischio che questa ragione diviene una maschera comodo per una pratica senza ragione, pratica politica senza ragione. Terzo punto: la trascendenza della ragione di Stato conduce necessariamente a un terzo punto, l'idea di segreto. La ragione di Stato è spesso legata alla nozione dei segreti di Stato, arcana imperii. Il segreto si riferisce a una doppia idea relativa all'esercizio del potere. La prima concerne l'efficacia della pratica governamentale, che è indissociabilmente legata alla dissimulazione. Per esempio, questa forte nozione di Lodé, pensatore politico del Seicento, primo Seicento, in francese, chi non sa pas dissimuler ne sait pas régner. Chi non sa dissimulare non sa regnare.
In effetti, uno dei elementi essenziali della dominazione politico è la dissimulazione. Possiamo fare un riferimento al pensatore tedesco, Plattmar, pensatore tedesco della ragione di Stato, e lui faceva una distinzione tra le arcana imperii, che sono relative alla conservazione della forma della Repubblica, e le arcana de dominationis, che sono relative alla conservazione del detentore del potere. La dottrina politica, che accorda una parte importante allo segreto nell'arte del governo, implica praticamente necessariamente una concessione del politico in termini di dominazione. Quarto punto. L'idea della violenza. L'azione politica esercita per la ragione di Stato, della ragione di Stato, prende spesso la forma di un uso della forza fuori della legalità. Questo è il senso che aveva la nozione di coup d'état. Colpo di Stato, che non definisce a questo tempo un sequestro illegale del potere, però all'inverso un'azione del principe in considerazione del bene pubblico o della conservazione del popolo. La politica non è unicamente fatta di discorsi, di principi e di legge, però l'invocazione della ragione di Stato sottolinea il fatto che il politico comporta una dimensione di violenza che può andare al di là di tutte le forme giuridiche. Dobbiamo aggiungere una dimensione a questi quattro primi punti. Questo ultimo punto è presente dal primo trattato della ragione di Stato, 1589, quello di Votero. Però possiamo trovare questo anche in Scipione Ammirato e Federico Bonaventura. Vuol dire il rapporto tra la giustificazione religiosa del politico e la razionalizzazione della pratica governamentale. Non possiamo ridurre una dimensione all'altra. Non possiamo dire che l'una è superficiale e l'altra è fondamentale, le due sono fondamentali. Dal punto di vista religioso, la religione fornisce la giustificazione religiosa di questa comprensione del politico. Però c'è anche un'altra dimensione che è veramente razionale, che è razionalità della pratica governamentale, che si definisce in termini di dominazione, interesse e potenza. Queste diverse considerazioni sulla ragione di Stato sottolineano il fatto che questa ragione di Stato appartiene a una storia, allo stesso momento intellettuale e pratica, e comporta evidentemente molti scritti sulle azioni e le strategie e politiche, e si sviluppa in una tecnologia del potere,
la quale è concepita in termini di dominazione. Secondo punto, abbiamo visto questo corrente come una linea in questa frattura del pensiero politico. L'altra, dobbiamo andare all'altro versante. La problematica politica di Hobbes. La prima problematica politica maggiore di Hobbes è veramente totalmente diversa di quella della ragione di Stato. Una delle innovazioni capitali introdotta per Hobbes è l'invenzione del problema specifico moderno della costituzione di una volontà politica pubblica, una volontà politica pubblica. Vorrei mostrare oggi in che termini questo problema si trova presentato e risolto. Costituisce una novità per l'epoca e infine in che senso possiamo vedere in questa questione della volontà politica pubblica uno dei fondamenti della politica moderna. Sappiamo che la dottrina della formazione della volontà politica in Hobbes è centrata attorno al problema del passaggio della moltiplicità all'unità. Prima questione, come una moltitudine di individui può divenire una persona civile unica. Seconda questione, come una moltiplicità di volontà disparati può divenire una volontà politica unica. Queste due questioni sono dipendenti l'una dall'altra. La risposta alla prima dipende dalla risposta alla seconda. Per sapere come lo Stato o la città può si costituire in una persona unica, dobbiamo rendere conto della costituzione della volontà pubblica politica unica. Questa problematica non volevo citare perché questo è conosciuto. Questa problematica è sottolineata nelle Elements of Law e dopo nel Dekiwe in termini particolarmente chiari. Questo lavoro teorico sulla nozione di moltitudine ha in Hobbes come contraparte la definizione dello Stato in termini non soltanto di concordia o di consenso, però in termini di unione. Questo suppone la messa in discussione della nozione organica del popolo che aveva prevaluta nel 500 e all'inizio del 600. Artusius, per esempio, dà una definizione veramente forte nella sua politica all'inizio del 600 della nozione del concetto organico del popolo e della stessa maniera le monarcomachie protestanti francesi alla fine del 500. Questa ripresa del concetto organico del popolo, questa messa in discussione del concetto organico del popolo è realizzata in Hobbes per la distinzione tra la nozione del popolo e di moltitudine. Allora che la moltitudine non è una persona naturale, il popolo è una persona artificiale.
Il popolo esiste unicamente dal momento che si costituisce una volontà politica unica. E la volontà del popolo, come è chiaro, e non è diversa della volontà dello Stato o quella del sovrano. Però il passaggio della molteplicità all'unità ha una doppia forma. Passaggio di una molteplicità di persone naturali a una persona civile unica e passaggio di una molteplicità di volontà a una volontà politica unica. E questo fornisce una problematica in la quale va a essere inventata la dimensione moderna del pubblico. La volontà politica deve essere allo stesso momento unica e pubblica. Questa necessità di emergenza del pubblico è già presentata nell'Element of Law e in the Q, quando Hobbes sottolinea il fatto che la volontà pubblica unica, quella dello Stato come unione, deve essere la volontà di tutti. Noi qua le citazioni, però non volevo citare questi perché però nelle questi due primi testi di Hobbes, politici di Hobbes, politico di Hobbes, Elements of Law e De Quille, questo riferimento all'emergenza del pubblico si mantiene e rimane aporetica. Perché le due dimensioni non possono essere mantenute insieme. La prima, che la volontà di ciascuno cittadino sottometto la sua volontà a quello di un altro che è unico, e la seconda, che la volontà unica può essere considerata come quella di tutti. E in questi due primi testi di politici di Hobbes, la condizione dell'unità è incompatibile con la condizione dell'universalità. Una volontà unica che deve essere anche la volontà di tutti, tu non puoi mantenere le due insieme. E sì, possiamo dire che sì, l'emergenza del pubblico si trova chiaramente formulato nelle Elements of Law e nel De Quille, dobbiamo constatare, forse di constatare, che non è risolta. E per questo il Leviatano riprende e riformula integralmente la teoria del patto sociale a partire dei concetti di rappresentazione e di autorizzazione. Troviamo in verità unicamente nel Leviatano la possibilità di pensare le due condizioni di unicità e di universalità allo stesso tempo. E in questo testo possiamo pensare la volontà politica unica e volontà politica di tutti. Il concetto della volontà pubblica, politica pubblica, deve portare il fondo di molti sviluppi molto importanti della politica, filosofia politica moderna, anche attraverso le critiche di Hobbes, penso in particolare in Rousseau, dove
noi possiamo trovare effettivamente l'idea di una volontà, politica pubblica. Possiamo andare al di là e dire che questa questione della volontà politica pubblica è anche la questione dei nostri democrazie oggi. La questione di fare, di dare una realtà a una volontà politica che è effettivamente pubblica, vuol dire riconosciuta come la loro per i cittadini. Però per questo dobbiamo passare oltre la al di là del pensiero di Hobbes. Hobbes non ha potuto mai dare un'effettività al carattere pubblico della volontà pubblica, politica, perché unicamente lui ha potuto fare questo unicamente nell'atto primitivo o originario del contratto sociale. Dopo questo atto la volontà pubblica si mantiene come in una dimensione di eteronomia per rapporto ai sudditi dello Stato. L'autorizzazione in Hobbes vuol dire il riconoscimento della volontà pubblica come la volontà di tutti, e in effetti fondata in Hobbes unicamente nell'atto iniziale, quello della convenzione sociale che fonda lo Stato. Altrimenti detto, la volontà del sovrano non è più la volontà dei sudditi, che unicamente il riferimento a un evento arcaico, però che vale anche come struttura politica attuale. Però né l'evento né la struttura politica possono assicurare l'effettività dell'identità, della volontà del sovrano e della volontà di tutti. Questa questione della fondazione di una volontà politica pubblica è un elemento maggiore e che si mantiene fino a oggi. Quando oggi poniamo la questione della democrazia, che diciamo? È questa volontà politica la mia? Quella del popolo? Esattamente la stessa. E l'inizio di questo punto, quando il professore Stefano Pratucciani ha detto che troviamo in Hobbes elementi fondamentali della politica che noi abbiamo, che assumiamo oggi, è vero. Esattamente. E questo è il punto. Potrei dire, si vede la differenza maggiore tra il corrente della ragione di Stato e quello della sovranità. È veramente una posizione forte e che si mantiene malgrado il cambiamento della ragione di Stato e malgrado il fatto che le pensieri della ragione di Stato sono soprattutto dei pensieri della dominazione e non della sovranità. Però nell'Ottocento e nel Settecento, e però anche un po' nel Seicento, qualche opera in quello di teoria politica, in quello possiamo trovare la nozione di sovranità, però non la nozione di sovranità nel senso di trovare una volontà pubblica, una volontà politica pubblica. Mai. Il corrente della ragione di Stato è sempre nella linea della dominazione. L'idea che si mantiene oggi, tu sei un cittadino italiano, tu non capisci la logica politica, tu non puoi capire. Può capire unicamente quello che lui ha il potere. Lui ha questo
posizione può capire la necessità dello Stato e che deve fare, lui deve fare per realizzare questa. E dunque troviamo questo oggi. La concezione, semplicemente per dire l'importanza di questo punto, la concezione manageriale dello Stato è una concezione della ragione di Stato. È l'idea che i cittadini non possono capire le necessità dello Stato. Dobbiamo noi, che abbiamo il potere, fare il necessario per assumere questa necessità, che i cittadini non sono capaci di comprendere. L'altro lato della sovranità, della volontà politica pubblica è veramente diversa, è quella della democrazia, che deve definire quella della democrazia. Volevo sapere, la mia ragione non è diversa dalla ragione del politico, volevo sapere se la volontà politica che fa le leggi, eccetera, è anche la mia, è la volontà dei cittadini. La politica, questa fattura si mantiene anche oggi, e possiamo vedere le concessioni c'è evidentemente una strategia politica per fare vedere che l'una non è incompatibile con l'altra, però c'è queste due dimensioni. Vorrei sottolineare un altro. Dunque, l'idea che questo era una oggezione del mio amico Gianfranco Borelli, che deve arrivare domani. Mi ha detto una giornata che c'è la nozione di sovranità nel corpo della ragione di Stato, questo mi ha detto no, non è la questione della parola sovranità, è questione della logica della sovranità. E dunque la questione di una volontà politica pubblica non esiste nel corpo della ragione di Stato. Non è la questione di. Possiamo. Volevo aggiungere un altro punto. Questa nozione di dominazione, che non è nel corpo della ragione di Stato, della sovranità, implica, come ho detto, una relazione tra politica nel primo momento fino alla metà del 600 della ragione di Stato, del rapporto tra la pratica politica e la religione. La politica non è l'elemento più alto della società, c'è prima di questo la legge di Dio, e dobbiamo in questo momento giudicare la politica per rapporto alla legge di Dio, che a livello politico implica l'esistenza di un consiglio ecclesiastico deve avere un ruolo sopra il politico. Questo non è assolutamente la posizione di Dio. Non voglio dire che la dimensione teologica non esiste in Dio, e sì, esiste, e ha un'importanza maggiore. Però la prospettiva di Hobbes è principalmente di sottomettere la religione al politico e di fare del politico la regolazione del politico, la regolazione della religione. È esattamente lo stesso in Spinoza, esattamente lo stesso. Dice Spinoza nel capitolo 16 del trattato teologico politico che il politico ha il diritto assoluto, la parola di Spinoza, diritto assoluto sulla religione, diritto assoluto. E questo è un elemento molto importante, e la prospettiva
di Hobbes sul punto di vista teologico è molto importante. Io posso dire, potrebbe fare una conferenza su questo al momento di ritornare a Roma in settembre, da settembre a dicembre, sul fatto che le principali innovazioni sul punto di vista teologico-politico si trovano in Hobbes, non in Spinoza. Spinoza non ha fatto una copia, no, però le vere cambiamenti teologici, politico-teologici, sono in Hobbes e non in Spinoza. Assolutamente posso mostrare questo, non oggi, però. Vorrei aggiungere un punto per lasciare un spazio alla discussione. Questa frattura nel pensiero politico moderno è stato occultato per diversi storici, pensatori politici del Novecento, e in particolare per quello pensatore nazi Carl Schmitt. Lui ha interpretato il corrente della sovranità in termini di dittatura. In termini di dittatura. Il suo libro sulla dittatura è un libro sulla sovranità, dove lui fa la distinzione tra dittatura di commissari e dittatura assoluta, dittatura sovrana. Lui in questo modo legge la teoria della sovranità in termini della ragione di Stato. Ha fatto un'operazione che è un vero tradimento. Ha fatto una lettura della tradizione della sovranità in termini della ragione di Stato. Vuol dire, per mostrare che le due nozioni fondamentali di questo tradimento del pensiero sono due. La prima è la nozione dell'eccezione. La prima è la nozione dell'eccezione e la seconda quella dell'eccezione e quella della dittatura. Io ho scritto questo testo, posso fare riferimento completamente a quello che ho scritto. Lui dice, per esempio, che la dittatura sovrana è quella di Hobbes e di Rousseau. Però se tu apri il Leviatano o se tu apri il contratto sociale, tu vedi immediatamente che c'è una critica forte e diversa in Hobbes e Rousseau della dittatura. Hobbes dice che la dittatura è per lo stesso per il popolo, che è un modo di governare un popolo di bambini. È un governo di bambini, dice esplicitamente. E il secondo punto molto importante è il fatto che troviamo delle critiche molto forti di Rousseau. E la nozione di eccezione. Lui dice che la vera sovranità è il fatto di decidere dell'emergenza, per quello che ha il potere, e di agire al di là del diritto comune. Questo è assolutamente falso. Il problema di Godin e il problema di Hobbes è esattamente il contrario. Dimostrare che l'eccezione fa parte della regola generale. E la loro concezione è di mantenere la logica, l'ordine giuridico e di includere
in questo ordine giuridico l'esenzione, e non di fare della sovranità un elemento che va al di là dell'ordine giuridico comune. E dunque questa operazione ha fatto un'amalgama nel pensiero politico moderno, dove non possiamo, molti non possono vedere la logica e la grammatica del potere della politica moderna. E dunque questo è l'elemento. Penso che questa struttura fratturata è molto importante, non soltanto per il pensiero moderno, però per noi anche, non siamo in corso di uscire della politica, della logica politica moderna, però dobbiamo trovare nuove soluzioni per, se è possibile, rendere compatibili queste due dimensioni della volontà pubblica, politica pubblica, e della gestione del potere, dell'interesse dello Stato. Grazie. Credo che possiamo aprire la discussione se ci sono degli interventi e raccogliamo, magari, sì, vediamo. Cominciamo, prego. Guido Paglietti. Sì, mi alzo. Sì, alzati, perché parliamo diverse lingue, eccetera, eccetera, quindi è bene. Magari vieni anche qui. Non pensavo fosse così impegnativo. No, va bene. Dunque, io la ringrazio. Ho trovato molto interessante e perspicua questa lettura, grande lettura della politica moderna. Naturalmente non posso che concordare con ogni critica ai pensatori nazi, ma c'è un punto sul quale mi trovo un po' in dubbio, perché mentre sono perfettamente d'accordo nella contrapposizione tra la logica della ragione di Stato e la logica del diritto, mi trovo un po' perplesso sulla lettura di questo diritto, di Hobbes, della sovranità in termini di volontà, perché in Hobbes la produzione delle leggi è un fatto della ragione, e la loro applicazione al concreto è un fatto di arbitrio, che noi potremmo chiamare modernamente giudizio, mentre la volontà, anche come facoltà mentale, è ridotta a un risultato meccanico della mente nell'applicazione sostanzialmente di una sorta di sub-ragione, cioè della deliberazione, della prudenza, e la volontà è semplicemente l'ultimo impeto nella mente in questa catena di calcolo, e quindi non è neanche una facoltà separata. E questo mi sembra importante, perché la lettura, diciamo, in termini di volontà più rousseauiana crea poi una serie di problemi che vediamo anche oggi, quando comunque questo calcolo di tenere insieme la volontà generale o la volontà di tutti con quella particolare non è che funzioni così bene. Funziona in Hobbes, perché lui parla di autorizzazione di atti arbitrari del sovrano, e quindi il sovrano è autorizzato, e in ciò si costituisce l'unità. Non mi sembra che sia un'unità di volontà, e mi sembra difficile che possa esserlo, semplicemente perché la volontà come tale, come la concepiamo noi, fondamentalmente non c'è in Hobbes. Grazie. Vuoi rispondere subito? Sì. Il problema della politica è soprattutto un problema della volontà. Leggo. Quando diciamo che un popolo stesso o un moltitudine vuole, comanda o fa qualcosa, dobbiamo intendere la città che comanda vuole o agisce per la volontà di un solo uomo, o per la volontà concordante di molti uomini.
la nozione delle volontà è dal centro del pensiero politico di oggi. Non parlo della volontà non è mai una facoltà, no, la volontà è il risultato dell'ultimo desiderio. Parlo della volontà politica, la nozione di volontà politica è al centro del pensiero di oggi. Posso citare molti testi altri, diversi. La costituzione di una volontà politica è l'elemento il più importante per capire come si costituisce una persona pubblica. È un... Tu vuoi le citazioni? Posso fare facilmente? Penso che non è possibile di dire che la volontà è un elemento psicologico che non ha nessun contenuto in Ops e al livello politico. La questione principale di Hobbes è la costituzione di una volontà politica unica. E io dico dopo di più, pubblica vuol dire una volontà politica unica che è la volontà di tutti. Mi sembra questo molto chiaro. Bene, ci sono altre questioni? Enzo Sorrentino. In realtà il chiarimento riguarda due questioni. Ho trovato molto interessante il focus sulla razionalità, sulla ragione. Allora la mia richiesta è un chiarimento riguardo al paradigma di razionalità, no? Dicevi una ragione che non è per tutti nelle teorie di ragione di Stato, a differenza che in Hobbes. Ecco, quanto questo sia legato anche a un'idea diversa proprio di ragione, e in che misura la razionalità che troviamo in molti teorici della ragione di Stato ha dei legami con quella machiavelliana dal punto di vista del paradigma di razionalità. E secondo, facevi riferimento tra le caratteristiche della ragione di Stato a un legame con lo stato di eccezione in qualche modo, no? La distinzione tra l'esercizio del potere in stati di eccezione e quello ordinario. Ma che rapporto c'è tra questi due momenti? Cioè la ragione della ragione di Stato non investe per niente la ragione, diciamo, l'esercizio ordinario poi del potere, c'è una totale dicotomia oppure c'è un rapporto tra questi? Grazie. Come tu sa perfettamente, la corrente della ragione di Stato era opposto radicalmente a Machiavelli. Come la nascita di questo corrente della ragione di Stato e il Concilio di Trento, il fatto di per la Chiesa di mettere a posto una strategia politica per mostrare che il cattolicismo è una forza politica, è una forza e non serve una debolezza, come dice Machiavelli, e dunque all'inizio praticamente tutti i pensatori della ragione di Stato sono anti-machiavelliani. Questo è un punto importante. Però sul punto di vista della ragione possiamo trovare in Machiavelli una concezione della ragione politica come diversa dalla ragione dei cittadini. I cittadini non possono, sì, c'è questa differenza. Perché, per esempio, Machiavelli sottolinea il fatto che l'uomo politico, il principe, può fare delle cose terribili che non sono accettabili per la gente comune, dei atti di violenza terribile, però dal punto di vista dell'acquisizione di uno Stato o del mantenuto di uno Stato sono perfettamente accettabili. E lui dice anche che lui questo non ha fatto, non ha potuto, non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo del lato, e per questo è caduto.
E poi possiamo ritrovare una cosa di questo tipo in Lodet. Dice Lodet, per la San Bartolomea. La notte di San Bartolomeo. Dice Lodet, nei suoi scritti sulle coup d'état, che questo atto è magnifico, ben realizzato. Però c'è un errore. Non sono usciti tutti i protestanti. E dice Lodet, sì, tutti i protestanti erano uccisi, lo Stato ritrova una stabilità che per dire se questa idea dell'interesse dello Stato è veramente diversa in questo punto sì. L'altra domanda era su il rapporto tra lo stato d'eccezione e l'esercizio ordinario del potere, se c'è un legame tra queste due razioni. No, è vero che dobbiamo fare distinzioni tra le autori. È vero che al primo momento la ragione di Stato è unicamente la deroga, l'esercizio straordinario del potere, però diviene di più in più una definizione dell'esercizio del potere verso l'interesse pubblico. E dunque non c'è una scissione tra le due, però dal momento che non c'è una veramente grande scissione tra l'esercizio straordinario e l'esercizio ordinario, là c'è una differenza di più in più importante tra la ragione politica e la ragione comune. Dunque l'esercizio comune del potere si mantiene anche fuori della ragione comune. Bene, sentiamo se ci sono altre questioni. Luca Tenerezzi. Salve professore, grazie per l'intervento. A me colpiva questo fatto che lei richiamava a proposito della nozione di necessitas, che forse magari è l'eccezione di Schmitt, non so, ma lei ha precisato che nella nozione di necessitas deve comunque essere incluso il fine per il bene pubblico, e questo fa di Hobbes un garante di questo, un autore di questo. Ecco, io mi chiedo, il bene pubblico in questo senso, in che modo o quanto in Hobbes si può vedere il bene dell'individuo, cioè il bene pubblico come naturalmente stabilità, sicurezza o vita soddisfatta del popolo, ma quanto poi alla fine poi si può vedere che il popolo in realtà è fatto di singoli individui, e quanto il bene pubblico è inteso o letto come il bene di un cittadino o di tanti cittadini che fanno il popolo. Grazie. Passa direttamente il microfono. Grazie. Il saluto del popolo è un elemento maggiore del pensiero politico di Hobbes, della sua concezione dell'arte di governo. E dunque, allora, la ragione è come questo bene pubblico, interesse pubblico, può essere riconosciuto per gli individui come il fatto che tu, per esempio, nel capitolo del Leviatano sulla funzione del sovrano, lui sottolinea per esempio il fatto che il sovrano deve fare leggi chiari e utili per il popolo. Questo vuol dire che il popolo deve capire le leggi. E nel capitolo 26 sulle leggi civili c'è due
che te, la legge dice, e sottolineare questo punto, la legge può avere può produrre un'obbligazione se è possibile di capire per il popolo questa legge. E lui definisce una teoria del signum idoneum, segno adeguato, che a partire di quale possiamo intendere il fatto che una delle funzioni del sovrano è di fare delle leggi che possono essere capisce per gli individui. E come possiamo fare per sapere che lo Stato e il governo verso il bene pubblico? Perché quando lo Stato non va al bene pubblico c'è conflitti tumulti, questa è la parola di voi, tumulti, il fatto che la potenza dello Stato si abbassa. E dunque possiamo vedere in questo punto l'elemento centrale per Hobbes di fare che la volontà pubblica sua diviene in misura di divenire chiara per i cittadini, e il suo oggetto che è la salus populi è chiaro ancora per e per esempio tutti i passaggi sull'educazione sono anche appartiene a questo. Bene, allora se non, ecco, certo, allora Annalisa Schino. Allora ho molto apprezzato il suo percorso e mi dispiace di anticipare delle cose che poi dirò nel mio intervento, che è un po' sulla stessa linea. Cioè, voglio dire questo, a questa dicotomia tra ragion di Stato e sovranità è riconducibile anche in maniera anche peculiare il tema dell'obbedienza, il dovere di obbedienza del cittadino, nel senso che nella ragione di Stato, e faccio l'esempio di Gabriele Lodè, che è teorico della ragione di Stato e dei colpi di Stato, il dovere di obbedienza deriva da cosa? Dalla paura delle pene mondane e poi le pene di Dio, che ci vede sempre e quindi siamo sempre obbligati ad obbedire. Mentre con Hobbes abbiamo un completo ribaltamento, nel senso che il dovere di obbedienza invece viene da cosa? Dall'interesse egoistico di entrare nello Stato e avere uno Stato che mi garantisca. Quindi, diciamo, vabbè, più che una domanda è un'aggiunta, ma volevo sapere la sua opinione. È molto, secondo me è molto interessante questo ribaltamento, quindi la fondazione individualistica, non perché c'è Dio che ci vede, che poi è il limite della ragion di Stato e dei libertini, ma fondare invece sull'interesse egoistico a stare dentro lo Stato il dovere di obbedienza. Sì, sì. Grazie. Che dici? No, Il problema dell'obbedienza è centrale. Il fondamento dell'obbedienza non è lo stesso. L'obbedienza nel conto della ragione di Stato è l'elemento centrale in questo dell'obbedienza. È la religione. La religione è il primo momento di questo. La religione è l'elemento che produce l'obbedienza. Il principe deve usare della religione per mantenere lo Stato, perché questo è molto forte, questa
dimensione della religione e fa l'obbedienza è un elemento di giustificazione del potere. E Hobbes, no, Hobbes, la giustificazione dell'obbedienza è il fondamento dello Stato, è l'atto della convenzione. Dunque, vuol dire che l'obbedienza è fondata su un'obbligazione, un rapporto tra obbligazione e comando. Però dobbiamo vedere anche che Hobbes ha visto la forza della religione e come lui sottolinea nel capitolo 12 del Leviatà, la religione ha un potere, ha una funzione molto importante. Lui distingue, fa una distinzione tra la religione dei pagani che è una religione al servizio della politica, e e quello che lui chiama la religione vera, che è una politica al servizio della religione. Però l'idea fondamentale è che la religione deve essere sotto il politico, e per quello non c'è una distinzione tra il sovrano e il pastore maggiore, no? Però lui capisce perfettamente che la religione ha un elemento di potere, un elemento di condotta, e gioca un ruolo nell'obbedienza. Dunque, e questo punto è molto importante per vedere come la religione, che delle due prime parti del Leviatano è, come dire, lontana, riviene nella terza parte di una maniera molto interessante. Bene, abbiamo ancora qualche domanda? Oppure, se non abbiamo domande, possiamo prendere 10 minuti di pausa. Qui c'è un bar dentro il giardino, chi vuole può prendere un caffè, e tra 10 minuti cominciamo e ci dividiamo però in due gruppi. Quello che chi vuole, oltre ai due relatori, che sono per l'aula 12 Enrica Fabri e Luca Tenneriello, invece per l'aula 10 sono Annalisa Schino e Davide Ragnolini. L'aula 10 la trovate subito uscendo qui nel giardino, c'è una scala che porta a un ballatoio e lì troverete l'aula 10. Sì, poi dopo le sessioni separate, tutti coloro che hanno partecipato ad esse sono invitati a venire a mangiare un pranzo leggero al MOMART, qui di Viale 21 Aprile, dove mangeremo verso l'una e mezza, a seconda dell'ora in cui finiamo. Bene, allora, tra 10 minuti precisi.